L'ultimo tavolo, l'ultimo tavolo, abbiamo rispettato quasi i tempi, siamo in ritardo di 20 minuti, ci scusiamo, quindi è l'ultimo tavolo di Marco Lombardo, città dell'accessibilità e dei diritti. E poi tutti a pranzo, grazie. Ok, allora, provo a restare assolutamente nei tempi. Il tavolo è stato molto bello, anche noi ci siamo divertiti, come diceva Francesco, sul tema accessibilità e diritti. Siamo partiti dal concetto di accessibilità, perché il termine accessibilità è talmente ampio, talmente vago, che rischia di essere indefinito. Per noi accessibilità significa soprattutto possibilità di appunto arrivare a un luogo, avere accesso a un luogo, ma anche a un traguardo. E quindi quando parliamo di accessibilità non parliamo necessariamente solo di barriere fisiche o architettoniche, ma anche e soprattutto di barriere mentali. Un po' quello che vedete disegnato lì da Davide con l'idea le montagne da scalare, più alte sono i nostri pregiudizi. Quindi questa è stata un po' la visione che abbiamo utilizzato per affrontare il tema dell'accessibilità e legarlo ai diritti. Non solo barriere fisiche da battere, ma soprattutto barriere mentali, barriere di pregiudizi da superare. E per esempio anche dell'idea che le persone con disabilità o con ridotte capacità motorie, che possono essere anche gli anziani o persone che hanno bisogno di cura, non devono essere viste semplicemente come dei soggetti di persone destinate di cura, ma possono essere dei protagonisti del cambiamento della città e della loro valorizzazione come talenti, cioè persone che devono avere il luogo, la possibilità, lo spazio pubblico e privato per esprimere la potenzialità della loro personalità. E quindi abbiamo deciso di fare questo, abbiamo deciso di pensare a una sorta di pass di accessibilità, perché vedete, ci sono molte leggi che riguardano l'accessibilità sullo spazio pubblico, ma sullo spazio privato io non posso obbligare un privato a rendere il suo luogo accessibile. Quello che posso fare è incentivarlo a far sì che il tema dell'accessibilità diventi un fattore in qualche modo di riconoscibilità anche all'esterno, e quindi facendo un'opera di sensibilizzazione culturale e, come dire, puntando sulla responsabilità sociale dell'attività d'impresa. E quindi ci siamo inventati un pass di accessibilità diviso per colori, in cui come un marchio di qualità, come un, come dire, un marchio di garanzia per i luoghi pubblici o privati che sono accessibili, a partire da quelli pubblici, perché l'amministrazione pubblica deve poter dare il buon esempio, che vuol dire che se un ufficio che inventiamo pubblico si occupa di turismo, non può relegare lo spazio sull'accessibilità in una sottovoce del sito, ma deve renderlo visibile sin da subito. Abbiamo utilizzato dei colori, quindi abbiamo accessibilità, turismo e cultura, accessibilità e sport, accessibilità e lavoro e formazione professionale, accessibilità e affettività, sessualità, accessibilità e cure. Dentro ognuno di questo colore abbiamo messo dentro delle proposte che possono essere fatte. Prima sentivo la proposta che è uscita dal vostro tavolo sulle biblioteche. Ecco, noi oltre a tenerle aperte abbiamo cominciato a scrivere che cosa dovrebbero fare in questi orari di apertura serale, mettendo dei corsi di formazione sulla cittadinanza attiva, perché per esempio una barriera oggi è quella del digital divide. Ci sono tante persone che non hanno la possibilità di accedere ai servizi perché non conoscono le informazioni tecnologiche, e allora dare corsi di formazione gratuita sul digital divide, di alfabetizzazione digitale, è un modo per abbattere una barriera informativa e tecnologica. Così come forse è necessario, ce lo ricordava Max Olivieri, che di queste cose se ne occupa anche professionalmente, una formazione per gli operatori turistici, perché molto spesso anche gli operatori turistici non hanno una formazione relativa al tema turismo e accessibilità, perché l'accessibilità non è semplicemente rendere un luogo appunto aperto, consentire l'accesso, è anche garantire la qualità di un servizio, che significa non far sentire le persone disabili trattate in maniera diversa rispetto agli altri. Quindi anche la qualità dell'accessibilità è una tipologia che, sulla quale bisogna fare formazione per gli operatori. Accessibilità e affettività e sessualità, qui c'è un tema che ovviamente coinvolge delle sfere più elevate rispetto all'amministrazione, cioè il tema del riconoscimento dei lawgiver, oppure il tema della formazione sull'affettività senza imbrigliare le persone nei ruoli, come dire, di genere, e questa è una cosa che evidentemente rivolge alle scuole.
si rivolge soprattutto alle scuole, all'educazione e ai formatori, sul riconoscimento delle per quello che può fare il Comune di Bologna e chiedere che il tema della discussione anche sulla libertà sessuale dei disabili non sia un tabù, ma cominci ad essere affrontato anche a livello regionale e anche a livello nazionale, come viene fatto in altri paesi europei. 3 minuti ce la facciamo. Accessibilità al lavoro, formazione professionale. Qui abbiamo avuto vari interventi che ci hanno detto anche la potenzialità economica di chi vive situazioni di disabilità. Per esempio c'è una realtà bellissima che a Bologna opera in questo settore, che è quella dell'OPIM, dove lavorano centinaia di persone che prima ancora che essere disabili sono lavoratori. E sulla qualità della formazione del lavoro si può fare ancora molto, perché questo diventi veramente una traccia anche bella, solidaristica, ma anche innovativa della città di Bologna. Città di Bologna che già mettiamo nella logica della città metropolitana, come ci diceva prima il tavolo della città metropolitana, e quindi ci piacerebbe anche che Bologna fosse la prima città a realizzare una giornata metropolitana dell'accessibilità. Cioè far sì che un giorno all'anno il tema dell'accessibilità, declinato in tutte queste articolazioni che stiamo mettendo qui, turismo, accessibilità, lavoro, cure, libertà, sessualità, fosse al centro del ragionamento sulla disabilità e non solo. Per esempio, una delle giornate che potrebbe essere fatta con la partecipazione e il coinvolgimento attivo della città metropolitana di Bologna sarebbe quella della scarrozzata. La scarrozzata, molti di voi la conoscono perché l'hanno vissuta, è il giorno in cui ognuno si mette nei panni degli altri, cioè di chi vive in quel caso una carrozzina, per capire che non parliamo solo di barriere architettoniche, ma parliamo anche di barriere mentali. Ecco, sarebbe bello che in una giornata metropolitana dell'accessibilità tutti gli amministratori provassero per un giorno che cosa vuol dire, anche i sindaci, soprattutto i sindaci, che cosa vuol dire mettersi nei panni degli altri, che cosa vuol dire ascoltare gli altri per assumere il punto di vista degli altri dentro di sé. Grazie. Grazie a Marco, ma grazie a tutti voi, a tutti noi, perché eravamo contenti con te, quindi l'applauso ce lo dobbiamo fare a noi stessi. Grazie, andiamo a pranzo, ci rivediamo qua per i prossimi tavoli di lavoro. Grazie a te.